Brutta notizia per il programma ideato da Antonio Ricci, la cui edizione estiva è un vero e proprio flop di ascolti. Paperissima Sprint, lo spin-off del programma Paperissima, sta mostrando segni di stanchezza. L'edizione estiva 2018, infatti, sta realizzando ascolti veramente bassi ed ogni puntata, in onda nella fascia dell'ex Esprime Time di Canale 5, viene sistematicamente battuta dal programma Tiki Tekete in onda su Rai 1. A nulla sembra servire la presenza dell'ex velina Maddalena Corvagno, alla guida della trasmissione dal 2016, con la partecipazione del Gabimbo. Un flop che non è rimasto inosservato. Infatti, il sito di televisione, Vlog, ha posto un accento sull'insuccesso della trasmissione, che già gli anni precedenti non aveva realizzato risultati auditeli esaltanti. Bassi ascolti per Paperissima Sprint Estate. L'edizione 2018 di Paperissima Sprint Estate condotta da Maddalena Corvagna ed il Gabibbo è un vero e proprio insuccesso di ascolti. Sarà l'usura del format che ha ormai molti anni di vita, oppure la riproposizione di papere vecchissime, ma i telespettatori sembrano ormai mostrare uno scarso attaccamento verso l'edizione estiva, quella con Giuliana Moreira in onda la domenica durante le restanti stagioni realizza ancora ascolti discreti. Molte volte, Paperissima Sprint viene doppiata dal competitor Tiki Tekete in onda su Rai 1. Ad esempio, nella giornata del 3 agosto 2018, Rai 1 ettaro raccolto nella fascia dell'Excess ben 3.754.000 spettatori con il 21,8%, mentre Canale 5 solo 2.054.000 spettatori con uno share del 12%. Inoltre, nelle scorse settimane, il programma ideato da Antonio Ricci ha addirittura realizzato ascolti al di sotto della soglia dei 2 milioni. La critica di Itvlog e i commenti sul web. Il flop dell'edizione 2018 di Paperissima Sprint Estate non ha lasciato indifferenti i siti che scrivono notizie sulla televisione e raccolgono i dati Auditel come blog. Quest'ultimo, tramite un articolo scritto da Giulio Pasqui, ha espresso una critica pesante alla trasmissione. Paperissima Sprint ha ancora senso nel 2018? Si chiede la testata, la quale ha evidenziato che all'interno del programma vi sia la presenza di filmati ormai visti e rivisti e la voce, durante i commenti delle gaffe, della showgirl Natalia Estrada che manca sul piccolo schermo da più di 10 anni. Altra nota dolente, è che il parere di Itvlog abbia trovato consensi da parte di molti utenti. Tante le critiche allo show estivo che si possono trovare nei commenti all'articolo del noto sito di informazione televisiva ed in molti chiedono esplicitamente al Biscione di variare l'offerta per quanto riguarda l'ex sede il preserale estivo, c'è chi auspica un ritorno del game cultura moderna.